c'è la proclamazione dei dialetti, ufficialmente il sindaco e i consiglieri comunali si insedieranno nel momento del passaggio delle consegne. E a seguire noi avremo conferenza stampa in cui presenteremo gli assessori e la giunta, e dentro 10 giorni, così come è prescritto, ci sarà il primo consiglio comunale per la composizione poi di tutti gli organi, e credo che partiremo ufficialmente in questi 5 anni in cui dovremo rispettare gli impegni che abbiamo assunto. Abbiamo grande voglia, grande determinazione, non vediamo l'ora di cominciare. Le aspettative sono tante, ma sapremo rispettare gli impegni, la persona e la famiglia innanzitutto, avanti tutto. E, insomma, sarà un lavoro duro, ma la nostra squadra, fatta di persone rigorose, capaci, determinate, per bene, saprà rispondere alle aspettative e alle esigenze della città. La nuova amministrazione Valiante, è stato un lavoro lungo, faticoso. Quali sono le tue prime sensazioni da vice sindaco di Baronissa? Le sensazioni sono sicuramente positive, testimonianza anche oggi delle tante persone che sono venute qui per la proclamazione degli eletti. Quindi sensazioni positive che ci hanno accompagnato durante tutta la campagna elettorale e che riviviamo ancora adesso. Io devo dire un grazie a tutti i cittadini di Baronissa che ci sono stati vicino, personalmente a tutti i miei elettori che mi hanno dato la possibilità di conseguire un risultato veramente straordinario. Quindi un ringraziamento a tutta la popolazione e la cittadinanza di Baronissa. Adesso iniziamo a lavorare per il bene dell'intera comunità, non solo della parte che ci è stata vicino, ma di tutta la comunità di Baronissa, e per il benessere della nostra città. Baronissa, in compagnia di Luca Galli, uno dei nuovi assessori della nuova amministrazione Valiante, quali sono le prime sensazioni? Come andrete subito a mettere mano nei lavori che servono a Baronissa? Allora, l'amministrazione è partita oggi con tanto entusiasmo, si è vista tanta gente che ha iniziato a condividere con noi questo progetto. Io mi impegnerò direttamente, come avete sentito, avendo la delega all'urbanistica, e come da impegno elettorale che abbiamo assunto con i tanti nostri elettori, di rivedere quello che è il nuovo piano urbanistico comunale adottato, che sta seguendo l'iter per l'approvazione definitiva. Quindi noi interverremo su questo. Un'altra delega della quale io mi occuperò, che sarà comunque importante, riguarda la mobilità intesa come viabilità e trasporti, per cercare di venire incontro a quelle sono le problematiche sia dei trasporti, dei collegamenti con la città e con l'università, sia con la viabilità per l'attuazione del progetto dell'APQ che prevede la viabilità intorno ad Ikea. Ma andremo, diciamo, a controllare e a verificare tutte quelle che sono le strade. Comincia l'avventura Valiante, lei ha la delega all'università, come lei ben sa noi di 089 inauguriamo la televisione di Ateneo. Quali saranno i rapporti con l'università e come verranno curati? Ma sicuramente già lunedì mattina abbiamo un incontro lì all'università, e l'università per noi è il luogo della cultura, è il luogo che non può che darci stimoli perché le nostre problematiche sociali possano venire risolte all'insegna della cultura e della innovazione. Quali sono le sensazioni dell'amministrazione Valiante in questo primo giorno di insediamento? C'è molto entusiasmo, è stata una battaglia piuttosto dura, ma la coesione della squadra è stata tale che abbiamo lavorato fianco a fianco, e così intendiamo continuare a lavorare, perché soltanto nell'unione e nel rispetto tra di noi e con i cittadini soprattutto, che può esserci un buon vivo. In compagnia di Serafino De Salvo, nuovo assessore della Giunta Valiante sul contenzioso, attività produttive. Allora Serafino, un ritorno sul comune, quali sono le tue prime sensazioni? Le mie prime sensazioni sono quelle di essermi ripreso ciò che mi era stato scippato, e me lo hanno ridato i cittadini democraticamente, avendomi dimostrato di credere ancora nella mia persona e nel mio modo di concepire la politica. E quindi questa è la mia più grande soddisfazione, perché quando il popolo ti delega la fiducia è l'unico titolare di quel mandato. 5 anni fa fu fatta una violenza al corpo elettorale attraverso il ribaltone del sindaco Moscatiello,
e io non accettai questo tradimento, non ne volli essere complice e diedi le mie dimissioni. Da allora ho fatto un lungo percorso, diciamo, molto duro, molto sacrificante, sono stato segretario del Partito Democratico, ma ho sempre creduto nell'obiettivo di far riappropriare al popolo, agli elettori, ciò di cui erano stati scippati. Quindi per me oggi veramente è un grandissimo giorno, perché gli elettori hanno ribadito che vogliono essere rispettati e che chi viene gratificato dal loro consenso deve farsi poi interprete delle loro esigenze, dei loro problemi. Le deleghe che mi hanno dato sono deleghe a me care, che cercherò di interpretare con il maggior impegno possibile, rivolgendomi sempre e costantemente ai cittadini e agli operatori. Le politiche del commercio, le politiche ambientali e il contenzioso sono tre settori che credo molto importanti e nevralgici per il funzionamento ottimale dell'attività amministrativa. Allora, le prime considerazioni da nuovo sindaco. No, comincia la nuova avventura di un'amministrazione che mette al centro dell'attenzione la persona e il cittadino, i suoi bisogni, quindi dovremo essere attentissimi a far sì che quelli che hanno sofferto e che soffrono facciano un passo avanti, perché qualità di vita deve essere un po' più elevata per tutti quanti. Faremo ogni sforzo per alleviare il disagio, per migliorare i servizi, per dare al cittadino completa partecipazione democratica e coinvolgimento nelle cose del comune. È un lavoro che ci appassiona, un lavoro che vorremmo fare con le nostre capacità, con un lavoro di squadra fortissimo, con rigore, con trasparenza, rendendo conto di ogni atto al cittadino, perché è giusto che sia così. Sindaco, oggi c'è stata anche la presentazione della Giunta, quali sono le novità di questa nuova amministrazione e sostanzialmente quali sono i primi lavori che porterete avanti come nuova amministrazione di Baronis? Abbiamo una Giunta giovanissima, abbiamo due ragazzi di 30 anni, due altri ragazzi che non arrivano a 40. Insomma, è un mix di esperienza, capacità, determinazione che fa bene, c'è la rappresentatività importante dei cittadini. Dovremo lavorare sui servizi, così come ho detto, dovremo lavorare sul sistema fiscale, perché ci sembra un po' troppo eccessivo per i cittadini, ma insomma, dovremo anche renderci conto delle condizioni in cui troviamo adesso le casse comunali e le condizioni generali. Dopodiché saremo in condizioni di fare il punto della situazione e di dare le prime risposte un attimino più attendibili.